Ministro Costa, lei ha parlato di patto per le famiglie, quali sono le caratteristiche? È importantissimo lavorare per avere delle norme organiche, delle norme che siano compatibili fra di loro. I governi negli anni passati hanno fatto tanto per la famiglia, hanno fatto tante norme, hanno destinato tante risorse, però lo hanno fatto in modo scoordinato. Guardate, io ho qua tutto l'elenco delle norme fatte dalle varie leggi di stabilità. Tante risorse frammentate fra di loro. Se voi chiedete a una coppia giovane quali sono i diritti, quali sono le possibilità che hanno, quali sono gli aiuti che lo Stato riconosce loro, non lo sanno in termini di cifre, non hanno dei punti di riferimento. Noi vogliamo innanzitutto fare un testo unico sulla famiglia, primo per dare un ordine a queste norme, per semplificare e per dare dignità alla famiglia come punto di riferimento dello Stato. È la principale impresa che abbiamo nel nostro Paese. E poi delle misure che siano serie e che cerchino di invertire questa tendenza alla denatalità che ormai c'è da troppi anni. Ce ne sono alcune in fase di studio, io oggi non voglio dare delle anticipazioni. È fondamentale però fare in modo che le giovani coppie possano guardare con fiducia al futuro, avere un quadro serio di quelle che sono le risorse a loro disposizione, quello che lo Stato può fare come amico della famiglia e lavorare in questa direzione. Ma Lorenzin ha parlato di incrementi dei bonus bebè, secondo lei è possibile trovare le risorse? Le risorse io penso che si possano trovare, il bonus bebè è una delle tante misure che sono allo studio, è una misura, lo ha detto il Presidente del Consiglio, importante come segnale, non certamente risolutiva. Risolutivo è avviare un meccanismo organico, ci sono tanti settori, pensiamo al rapporto, alla conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, consentire alle famiglie di dedicarsi, consentire ai genitori di dedicarsi ai loro figli, pensiamo al piano sugli asili nido. Ci sono tante misure che non sono soltanto le misure fiscali o le misure in termini di assegno da riconoscere alle giovani coppie. Io oggi declinerò anche alcuni numeri, spiegherò sulla base dei numeri quelle che sono le problematiche e come vogliamo cercare di affrontarle. Può darci delle anticipazioni sulle misure che intende prendere? Allora, le anticipazioni posso dire che nel 2015 sono nati 488.000 bambini, che 8 anni prima ne erano nati 100.000 in più. Questo ha un significato, è una città capoluogo di medie dimensioni che manca all'appello. Abbiamo un tasso di l'età delle mamme che partoriscono il primo figlio che dal 1975 è in crescita, aumenta. Era 25 anni nel 1975, ora abbiamo superato i 30 anni. Questo significa che fare il primo figlio tardi determina che molto spesso ci si ferma, non ci sono nuclei familiari numerosi e c'è anche un problema all'origine, la precarietà che hanno tante coppie giovani. Noi dobbiamo lavorare su questo. Non sono soltanto le misure sulla famiglia che risolvono, ci sono tante misure, io penso al Jobs Act, cercare di dare una stabilità, dei punti di riferimento che siano chiari. È tutta la legge di stabilità che io vorrei a misura di famiglia, questo è un punto chiave della nostra azione. Vi faccio un esempio, le detrazioni per ristrutturare gli appartamenti, io vorrei che per le famiglie con più figli fossero più forti, perché chiaramente la ristrutturazione di un appartamento per una famiglia con più figli ha un impatto maggiore. Allora cerchiamo di lavorare in questo, tutta la legge di stabilità, tutte le misure siano viste in una chiave familiare, solo così daremo un punto di riferimento e daremo una fiducia alle giovani coppie soprattutto che sono indecise, che non vedono con ottimismo il futuro.